alla inaugurazione, al lancio della prima edizione del premio Rosa Bianca, grandi ospiti arrivati da tutta Italia, protagonisti di questo talk show, bellissime donne, uomini significativi, protagonisti, sarà un bel racconto di questa fine d'estate. Una delle ospiti, ovviamente bella, simpatica, elegante, si chiama Patrizia Pellegrino. Grazie Vittorio per i bei complimenti che mi hai regalato, grazie. Allora, buonasera Patrizia, a tutti. Patrizia Pellegrino è tutto, è scrittrice, attrice prima di tutto, attrice. Adesso anche scrittrice di questo libro, Scelto di sorridere. Anche il libro. Però prima volevo farti una domanda, certo. Poi parleremo anche del libro. Tu sei contenta di essere Patrizia Pellegrino? Molto, sono molto contenta perché nonostante io abbia avuto, come tutti sapete, una vita molto di alti e bassi, sono riuscita a trovare un modo per continuare a sorridere, per continuare a vivere nella vita con grande forza e coraggio, ma soprattutto con grande energia, che credo che mi distingua un po', nel senso che so canticchiare, so ballicchiare, ma soprattutto io sono una donna piena di energia. Credo che la gente mi ami per quello, quindi sono contenta di essere Patrizia Pellegrino, assolutamente sì, non vorrei essere nessun'altra. Ormai da quanti anni sei sul palcoscenico? Io lavoro da 43 anni, quindi una vita, però mi sento sempre dentro come se fossi all'inizio della mia carriera, non mi sento mai come se fossero passati 43 anni, mi sento sempre che ogni progetto, ogni lavoro, ogni situazione per me è una prova. La prendo sempre come una prova che mi stimola per migliorarmi, soprattutto il teatro che faccio ormai da 25 anni. Per me il teatro è veramente uno stimolo molto forte, mi piace. Senti, oggi le donne sono al centro dell'attenzione del mondo, dell'Italia. Ecco, è difficile essere donna e affermarsi. Moltissimo. Tu hai trovato difficoltà nel tuo percorso? Diciamo che nel mio percorso è stato un pochino più facile all'inizio della mia carriera, perché io sono subito emersa con questa canzone che era la sigla televisiva con Corrado di Gran Canale, che era una trasmissione in prima serata che si chiamava Bang, e questo pezzo discografico mi ha fatto, tra 45 giri che uscì, mi balzò immediatamente all'attenzione del pubblico nazionale con Disco Ring, seconda o terza in classifica dopo Celentano. Quindi io da ragazzina che ero mi sono trovata all'improvviso tra le prime più importanti cantanti italiane di Disco Ring, cioè tra le, insomma, non era inaspettata la cosa. Poi invece piano piano ho capito che non era facile come sembrava e mi sono fatta un culo pazzesco. Ci sono stati i momenti, perché noi in questo talk show vogliamo portare da una parte l'intrattenimento, il divertimento, però anche qualche piccola riflessione sul vivere nostro, sul vivere, e non so se tu hai visto nel sottotitolo del talk show c'è scritto secondo atto. Secondo atto, cioè, è molto interessante. Il primo percorso che va bene, eccetera, e poi il secondo atto. Però poi ci sono quelli che si rialzano e che ripartono. Sì. Tu hai avuto cadute e ripartenze? Moltissime. Ho avuto moltissime cadute e sono riuscita a rialzarmi, ma modo? Cadute gravissime, perdita di un figlio, problemi anche proprio a livello fisico, perché ho avuto 3 anni fa un tumore che è stato pericoloso, mi hanno tolto il rene sinistro, veramente cadute per terra toste. Però ho trovato il coraggio, ecco perché ho scritto questo libro Scelto di sorridere, perché ho trovato il coraggio di raccontare proprio la mia vita anche nei periodi peggiori. Ma non è una biografia dove racconto le mie sfighe, no, è una biografia dove racconto in che modo sono riuscita a rialzarmi. Per questo molte donne la stanno scegliendo, perché hanno capito che grazie a questo libro hanno trovato una forza in più per riprendersi dai loro problemi. Perché chi è che non cade oggigiorno? Tutti abbiamo un secondo tempo, io ce l'ho a teatro sempre, però è un secondo atto, ce l'ho nella mia vita, ce l'ho avuto e speriamo di non avercene troppi, però ce l'ho avuto tante volte. Sì, sì. Ecco, questo libro tu l'hai intitolato Ho scelto di sorridere. Sì. Cos'è una speranza, una certezza? No, la certezza c'è, quella di scegliere in ogni momento difficile della mia vita, di scegliere un'arma, che non è un'arma quella per difenderci in maniera violenta, ma un'arma per difenderci in maniera amorevole, che è quella del sorriso. Perché noi a volte non ci facciamo caso, ma se noi regaliamo un sorriso anche nei momenti difficili, facciamo qualcuno felice di fronte a noi e noi ci arricchiamo di endorfine, di forza, di vitalità. E quest'arma, se noi la usassimo un po' più spesso, tutto il mondo cambierebbe. Quindi io vado avanti con questa mia arma, il sorriso. Il sorriso. Senti, adesso avrai un percorso, sì, da fare. Sì. Ha un bel percorso che mi aspetta.
e quindi tornerai ad essere, ecco, oggi Patrizia Pellegrino chi è? Sono un'attrice di teatro prima di tutto, tra un mese e mezzo debutterò di nuovo in uno spettacolo teatrale che si chiama Ospiti, ma sono prima di tutto anche una conduttrice, perché sto per andare in nave sulla MSC a condurre una trasmissione che si chiama Sapori del Mediterraneo, che racconta i porti più belli che toccheremo con la nave, raccontati in maniera molto semplice. Una mia collega parlerà della parte culinaria e io parlerò della cultura, dell'arte e della bellezza di ogni città, di ogni porto che toccheremo, un po' come facevo ai tempi con Sereno Variabile, con Osvaldo Bevilacqua. Quindi ritorno un po' alle mie origini. E sorridi. E sorrido presentando cultura, arte e bellezza della nostra Europa. Buona navigazione. Grazie, buona fine estate a tutti voi. Grazie Patrizia.